Buongiorno, video spesa. Eccomi qua, speriamo di farcela perché sono anche infortunata, mi si è spezzata un'unghia, un dolore pazzesco. Va bene, veniamo a noi. Video spesa. Oggi video spesa da Ipertosano, non c'è l'uomo spesa, vi dicevo poco fa. Perché mi ha abbandonato con le sporte e se n'è andato, quindi il video spesa lo faccio da sola. Oggi abbiamo fatto una spesa, diciamo, un po' più piccola, abbiamo speso sui 120 euro di quella che facciamo di solito ogni 3 settimane, perché comunque sono passate solo 2 settimane dall'ultima volta che siamo andati, quindi mi servivano diverse cose, ci siamo fatti un giro anche, quindi una spesa anche un pochino porcellina, perché ho preso diverse cose, perché ultimamente ho dei desideri di cioccolato più che altro, non so perché, vabbè, perché sono golosa. Dunque, vi faccio vedere subito due cose che ho già messo in freezer e sono questi. Questi sono della marca Indianino, 1,99 euro. Sono quei gelati, quelli abbastanza piccolini, ma quelli alla banana, cioè c'è l'esterno tipo di sorbetto alla banana e all'interno gelato al gusto banana. Mio marito non tanto piacciono, a me sì, nonostante le cose alla banana in generale a me non è che facciano impazzire, ma questi gelatini mi fanno morire. Poi abbiamo preso una confezione di questi, il classico fior di fragola Algida. Ultimamente ho sviluppato una sorta di ossessione per questi tipi di ghiaccioli gelato di ogni marca e modo, cioè li ho presi anche all'MD ad esempio, e cioè uno al giorno me lo devo fare per forza, perché ho proprio una fissazione, cioè io vado a fissazioni, poi mi arriveranno a nausearmi di sicuro e non li mangerò più. Va bene, qui ce n'erano dentro 8 e costavano 2,49 euro. I prezzi, come sapete, non vi sto a prendere lo scontrino perché diventiamo tutti matti e buonanotte. Dunque, giù ho lasciato nel pozzo, cioè nel congelatore a pozzo, una confezione di preparato per risotto, non con il risotto dentro, sapete quel pesce surgelato già tagliato e pulito per fare il risotto, insomma, tipo ai frutti di mare, e una confezione di vongole di quelle surgelate già col guscio, che non ricordo quanto ho pagato perché non lo ricordo. Quindi andiamo random. Questi per i puntini sono una confezione dei loro biscottini. Guardate la faccia di coccodrillo che ha questo cane qui sopra. Io le pago 1,50 euro e questi sono quelli piccolini, piccolini, li vedete fatti così. Più o meno questa è la misura praticamente reale che hanno. Forse sono ancora un po' più piccoli. Comunque sono quelli, sono ideali per loro perché mangiano come dei, ne vogliono ogni 3x2, quindi ok. Poi vado come sempre a caso, cioè io pesco una confezione di questi funghi champignon tagliati da 500 grammi, 1,50 euro. Io li prendo sempre, questi già tagliati vanno cucinati entro 2 giorni massimo, massimo 3 proprio per esagerare, però io penso che questi già domani, no, che è domenica, ma credo che lunedì li farò di già. Poi ho preso una confezione di queste Kinder colazione più per mio marito, perché a me queste non piacciono, queste merendine. Io sapete quali mangio sempre, sono le nastrine tipo, e anche quelle ai cereali o integrali. Però ne ho ancora da 2 settimane fa, e quindi insomma le ho prese solo per lui, perché a lui quelle le mangia, ma preferisce queste qui fatte così. Una confezione della mia inimitabile e insostituibile carta igienica Pennarella. A tutti dedicano profumi, linee di trucco, di abiti. A me hanno dedicato una confezione di carta da culo. Ciao. E vabbè. Comunque mi trovo bene perché Pennarella è delicata e gentile e quindi ok. Poi questo, una confezione perché una ce l'ho, loro ne mangiano una a settimana. Di cibo per cani, molti di voi mi hanno chiesto qual è il cibo che ha fatto tanto bene a Puntino, ed è questo. La marca è Purina, però è nella Beyond, credo che si pronunci, comunque è nella versione comunque con ingredienti diciamo naturali. Io ho preso quelle con la varietà al pollo, carote, piselli, cereali, eccetera, eccetera, orzo integrale. Il pollo è il primo ingrediente. Abbiamo qua negli ingredienti pollo al, ce la posso fare, 20%.
Io l'ho fatto vedere gli ingredienti alla mia veterinaria e tutti quelli di questa marca, perché ci sono all'agnello e anche al salmone che ho qua dentro. Salmone, sì, sono tutti molto buoni. Il salmone, ad esempio, c'è un 17%, un pochino di meno, però comunque sono, mi ha detto che comunque sono molto, molto, molto buoni. Allora, questo è 1,4 kg e mi dura, vi dicevo, una settimana per tutte e due, una settimana esatta per le loro quantità. Sono due cani piccoli, comunque, costa 5,50 €. Lo metto via così non lo vedono. Poi mio marito ha preso due, una qua e una qua, di questa birra messina. Questa è la birra che noi beviamo, io non bevo ma ho assaggiato, quando andiamo dai miei suoceri in Sicilia. È una birra molto famosa da quelle parti, che comunque mio marito vive in provincia di Messina, vive, è nato in provincia di Messina, e quindi quando la trova lì per Tosano la prende sempre perché gli piace molto, una birra molto leggera. 3 bottiglie, ne ha prese 6, lui ogni tanto una birra la domenica. Se la beve, una pure a sabato volendo. Poi vado a caso, panno ballerina è il mio preferito in assoluto. Ho provato a cambiare, questi costano 1 euro. Dentro ce ne sono 3, ma contate che io li taglio a metà perché sono circa grandi così, e li uso sia per bagno che per cucina, e sono comodissimi, molto molto assorbenti, e questa è una cosa molto buona per me, perché la cosa che mi interessa soprattutto è quella. Non avendo acciaio io in cucina da lucidare, questi sono perfetti. Quindi, ok. Ho preso poi una confezione di questi, di cui vado molto golosa, e ogni tanto li compro. Bastoncini al sesamo, non sono altro che grissini al sesamo arrivati un po' provati dal viaggio, ma va bene, tanto non li mando giù interi, come diceva sempre mia nonna quando mi lamentavo se mi dava qualcosa di rotto o sbriciolato. Una confezione del mio solito caffè Gimoca, 1,70 € è il più buono di tutti, secondo me. Ho preso questo tonno, però mi sono sbagliata perché l'ho preso all'olio di girasole e lo volevo prendere all'olio d'oliva. Ho sbagliato a prenderlo, però vabbè, lo stesso. Non ricordo quanto l'ho pagato, sono 6 scatolette da 52 grammi. Lo utilizzo un po' in tutti i modi, ci faccio soprattutto la pasta, ma anche da mangiare da solo. Poi una confezione del mio solito grana padano. Eccolo qua, questi sono 800 grammi, grana padano, gran riserva. Poi, questo video spesa durerà 6 anni, credo. Una confezione di olio di semi di girasole, lo prendo sempre questo tipo di olio all'ipertosano per fare certi tipi di preparazione, anche torte o comunque anche cucinare certi tipi di alimenti. Per esempio, io per fare la carne sul fuoco, mio marito non vuole che io la faccia con l'olio di oliva perché non gli piace il sapore, quindi utilizzo l'olio di semi di girasole. Questo lo prendo sempre dell'ipertosano, mi piace molto. Poi abbiamo una confezione di due finocchi pagata 1 euro. A me piacciono tantissimo i finocchi tagliati sottili e conditi con semplicemente olio, sale e limone o olio, sale e aceto balsamico. Poi veniamo a noi, alle cose serie. Novi. 9,45%, non c'ho, vabbè, la crema Novi la conoscete penso tutti. Questa è in assoluto la mia preferita proprio della vita. Mi piace tantissimo mangiarla proprio a cucchiaiate, sono sincera. Io non sono una grandissima. Allora, mi piace sostanzialmente tutto, nel senso che la cioccolata la mangio, ma non è che sia una grandissima mangiatrice di cioccolato. Ad esempio, è molto più goloso mio marito di me di Nutella. Io però non sono una grandissima amante del cioccolato spalmato. Cioè, io mi prendo ogni tanto una confezione di Novi e ci do col cucchiaino, magari un cucchiaino al giorno o due, finché non l'ho finita, e buonanotte. Me ne vengono ogni tanto le voglie, a lui non tanto piace quella, io invece la adoro. Pagata 3,10 €. Poi, lo so, era in offerta il cioccolato della Lindt, che per me è uno dei migliori, quello con le nocciole intere, ovviamente, che si sentono anche toccando qui, queste bellissime noccioline. Vabbè, sì, sono 300 grammi, cercherò di comportarmi bene e non mangiarli in 2 giorni, però quando uno c'ha voglia, bisogna che se la cavi e poi non ci pensa più. Mozzarella, queste che vi faccio sempre vedere, 1,50 € sono 3. Si chiamano bocconcini perché sono piccoline, sono circa
100 grammi in una, non sono grandissime. Io le uso molto per cucinare, cioè sulla pizza e su altre preparazioni simili. Quindi bene, ho preso una confezione da morbidente, spuma di champagne fresco puro, ve ne ho già parlato tante volte, non serve che io prosegua. Poi ho preso una confezione di pan grattato, ho del pane che sto facendo seccare allegramente per poter fare il pan grattato, ma non è ancora pronto, devo passarlo un pochino al forno prima di grattarlo, e quindi siccome mi serve per stasera ho preso una confezione di pan grattato della Colissi. Poi cena per stasera, vongole lupini, 5,97 euro. Mio marito vuole gli spaghetti con le vongole e poi vuole di secondo i gamberetti fatti a spiedino al forno come li faccio io, top. E abbiamo preso anche una confezione, cioè una confezione, sono 400 grammi di code di mazzancolla, quindi qui dentro ci sono solo quelli. Poi qui c'è una confezione di fragole che mio marito ha preso con la panna, si è preso anche la panna, che profumo queste fragole, adesso le mettiamo subito in frigo. Qui c'è un bel mazzo, anche questo adesso lo dobbiamo aprire, di asparagi, erano in offerta a 1,50 euro per il mazzetto che è 500 grammi, gli asparagi a me piacciono molto, so che la loro morte è con le uova, ma io li faccio semplici con un po' di formaggio, oppure ci faccio il risotto. Qui ci sono delle zucchine di quelle bianche, comunque chiare, chiamate bianche, perché comunque le uso, vabbè, in ogni maniera, io le faccio normalissime, le faccio grigliate, faccio quella ricetta che vi ho fatto vedere sul canale, queste con la buccia bianca sono un pochino meno amarognole, diciamo delle zucchine scure, nonostante comunque a me le zucchine piacciono un po' in tutte le salse. Pomodorini datterino, questi non è che siano tantissimo saporiti ultimamente, ma lo utilizzo soprattutto per fare i primi, io come vi dicevo prima una pasta un po' fresca con tonno, pomodorini e cose del genere. Poi una confezione di piselli freschi, questa qua, c'è anche una confezione di fave che ora uscirà. Poi due confezioni di questa carne che mio marito piace molto, è al pezzo intero, la taglia lui, e è la straecca bovino. Dovrebbe essere comunque la parte del diaframma, tipo, da quello che so io. Poi mio marito la pulisce tutta e la faccio normalmente in padella. La panna che vi dicevo prima. Poi ho voluto provare a prendere queste, che adesso devo congelare, sono ancora belle congelate. Sono filetti di sardina, praticamente, già aperti così e surgelati, come vedete. Adesso io ne volevo scongelare una parte per provare a farle stasera, non so ancora come, ma ho provato a prenderle, costavano una cifra abbastanza irrisoria perché tutte queste erano 1,39 euro. Comunque la sardina è un pesce azzurro, per cui volevo provare a vedere come potevano venire al forno gratinate, insomma con un po' di ricettini un po' così. E andiamo avanti con una confezione di queste fette biscottate olandesi. So non essere le fette biscottate più sane e leggere del mondo, ma ogni tanto mi piace prenderle perché queste mi piacciono un sacco con il prosciutto crudo, mi piacciono un sacco con il salmone, sono quelle un po' più alte dal sapore un pochino dolce, mi fanno proprio impazzire, quindi ogni tanto me le prendo perché mi piacciono moltissimo. Piacciono anche a mio marito, ma piacciono più a me. Poi mio marito ha fatto cadere nel carrello, sempre per stasera, stasera sarà una cenetta romantica, qualche giorno fa noi, io e mio marito, abbiamo fatto 13 anni di fidanzamento, insomma 13 anni che stiamo insieme, non abbiamo festeggiato perché comunque era di settimana e per vicissitudini varie, quindi ci facciamo questa cenetta stasera, ci sarà questo dolce che è il classico, non so se dalle vostre parti c'è, ma qui dalle mie parti si trova spesso lo sbrodolone, cioè questo è ripieno di crema chantilly, non vi dico che cos'è, cosa non è. Poi altra confezione di fragole, una confezione di bananine, la confezione di fave che vi dicevo prima, le avevamo già prese l'altra volta, sia le fave che i piselli sono molto molto buoni e saporiti,
questi freschi, quando finché li trovo, adesso che è periodo, li compro, per cui mi piacciono molto. Ho poi preso questo, che è quello che io utilizzo per igienizzare soprattutto alcuni tipi di capi e cose che lavo, soprattutto anche le cosine dei cani, eccetera eccetera. Vi ho già detto più di una volta che non so se davvero elimini i batteri o sia soltanto una cosa pubblicitaria, però insomma ci provo. Poi maionese Calvin fresca mayo, è quella con yogurt magro, meno 55% di grassi, che è quella che mangio io. Non è per la questione del magro o i grassi, ma a me il sapore della maionese non piace moltissimo. Mi piace la maionese quella un po' slavata, cioè tipo questa che sa poco di maionese. Questo invece è il ketchup light, non so perché l'abbia preso light, 100% gusto e solo 9 calorie, dipende, per mio marito, perché a mio marito piace il ketchup, a me non piace. Poi una confezione di tortellini che era una vita che non prendevo, di questi qui della Fracaro con prosciutto crudo. Sapete che questi sono i miei salva weekend, quando nel weekend mi passa la voglia di vivere, cioè di fare qualsiasi cosa, almeno c'è un pranzo diciamo assicurato. Poi due confezioni di funghi chiodinelli trifolati, questi sono quelli che piacciono a mio marito, a me non, sì, mi piacciono se non mi piacciono. Poi due confezioni di odoranti, un Neutro Roberts e un Borotalco Invisible, prese da mio marito perché si lamenta sempre dei deodoranti che compro io che non gli piacciono. Stavolta gli ho detto sceglieteli tu, comprateli e non rompere. Venus, intimo lenitivo, sapete che io uso questa marca con molto molto piacere come detergente intimo. Questo è in questa formula lenitiva, è il mio preferito di tutti, con l'estratto di camomilla. Una confezione di cerotti che ho finito proprio stamattina, proprio oggi, anzi, perché comunque mi fa molto male se mi tocco, e quindi insomma in casa ci vogliono sempre, non si sa mai se uno è maldestro come me. Poi una confezione di questo aceto, che è l'aceto gran sapore, aceto di vino, ideale per sottaceti, c'è scritto, perché è quello sbiancato, insomma trasparente, io lo utilizzo per pulire questo, quindi insomma volevo prendere l'aceto di alcol ma non l'ho trovato, quindi va bene anche quello. Questo invece Ponti, aceto di vino bianco, l'ho preso in perché ha questa bottiglia col dosaggio ottimale, nel senso che non mi finisce un chilo d'aceto nelle insalate, cose varie. Questo l'ho utilizzato, da utilizzare insomma proprio sulle insalate e sul cibo. Poi una confezione di limoni, ultimamente insieme al fior di fragola ho la fissazione per i, cosa ho fatto qua, sono bagnata, vabbè, ho la fissazione per i limoni, nel senso che beva acqua, che beva tè, che beva coca cola zero, che beva quello che volete, ci devo mettere la fetta di limone. Poi una confezione di pasta vermicelli, che sono praticamente spaghetti un po' più grossi, che è in assoluto il mio formato di pasta preferito, lo spaghetto un po' grosso. Ho amatissimo, anche se ne ho ancora metà bottiglia, ma non si sa mai, perché ultimamente mi sono data alla produzione industriale e casalinga di pestola genovese, perché ho preso due piantine di basilico che stanno dando frutti su frutti, foglie su foglie, quindi io mi do a questa preparazione del pesto in casa, e facendo il pesto anche insomma da congelare si utilizza molto molto olio d'oliva, sempre questo il grezzo, io lo pago 4,50 euro, è buono anche da bere così, questo olio per me è il più buono di tutti. Poi ultimissima cosa, il mio amato, che sapete tutti, Baleno è tornato, gel con candeggina, profumazione oceano, io lo adoro e quindi l'ho ricomprato. Vi saluto perché il video è venuto un pochino lungo, spero di avervi fatto compagnia con questo video spesa un po' sgangherato. Vi saluterò l'uomo spesa, che so che adorate tutte, ma si è licenziato, ha preso un giorno di ferie praticamente. Vi mando un enorme bacione e vi ringrazio tantissimo. Ciao ciao!